In questa festa liturgica di Suor Faustina, che cadde nel decimo anniversario dalla sua canonizzazione, e qui forse siamo dimenticati, e nel 105 anniversario, era 25 agosto, dalla sua nascita, vogliamo, perché lo vuole il nostro cuore, rivolgerci a questa santa con particolare affetto e gratitudine, e lo facciamo con le parole del cuore, dal cuore che sono uscite di Giovanni Paolo II, la sua santa, il quale si è legato sin dalla giovinezza a questa mistica e al suo messaggio. E allora dal profondo del nostro cuore, davanti a queste reliquie visitate, a questo corpo visitato di Gesù, diciamo: o Santa Faustina, ti ringrazio che hai ricordato al mondo il grande mistero della divina misericordia. Perché di questo mistero, cari fratelli, ha bisogno ciascuno di noi. Non ho mai incontrato nella mia vita sacerdotale un'anima che non abbia bisogno di questa misericordia, mai. Ogni uomo, anzi tutta l'umanità, ha bisogno di questo mistero. Perciò ringraziamo oggi soprattutto il Signore, perché come abbiamo ascoltato nella prima lettura del profeta Osea, è Lui che si è attirato al suo cuore questa bimba, già all'età di 7 anni, Lui ha posato il suo sguardo su questa famiglia kovalska, in un paese sperduto, una campagna sperduta, dove oggi sorge già un santuario di vita contemplativa, dove le suore implorano la divina misericordia per il mondo intero. Lui si è cercato questa sposa per sempre, e Lui ha trovato una meravigliosa, straordinaria risposta da parte di questa giovane ragazza. Il messaggio di Suor Faustina, la sua missione, la sua vita e la sua spiritualità rimangono e rimarranno, questa è la certezza, rimarranno sempre attuali, perché rimandano direttamente al messaggio evangelico, alla sua essenza, rimandano al compendio della Sacra Scrittura, che è la misericordia di Dio. In questo contesto, il culto della divina misericordia e Suor Faustina si presentano giorno e notte con tutta la loro